Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Anche oggi voglio parlare di uno sparatutto della Psycho, un gioco si potrebbe dire vintage ormai, che però a mio avviso è ancora molto giocabile, perché infatti ci sono alcuni titoli, alcune tipologie che invecchiano davvero bene. E infatti gli sparatutto arcade, come appunto Gambird del 1994, è ancora adesso davvero molto giocabile e funzionale. Qua, come al solito, in questo genere di giochi c'è la possibilità di scegliere, o almeno in tutti i giochi della Psycho che ho provato, c'è la difficoltà all'inizio con appunto il valore numerico. Noi andiamo su Easy, che è meglio. Abbiamo i diversi personaggi in questo caso e anche qui la cosa molto carina è che ogni personaggio ha il suo set, diciamo, di spari e di abilità e in questo caso anche, partito così, la possibilità appunto di usare degli attacchi speciali unici. Il sistema di potenziamento è come quello già visto in Striker 1945, però l'ambientazione appunto è un techno fantasy molto strana, con il fatto anche che sono appunto i personaggi che volano, in questo caso appunto una sorta di Son Goku al femminile, Yuan Nang, che hanno appunto attacchi speciali. E una cosa molto carina, che la differenza anche in questo caso da altri titoli simili, è che lo scorrimento non è semplicemente verticale, ma ha anche degli scarti laterali per dare un senso di appunto movimento tridimensionale, nonostante resti comunque un gioco 2D. Il Bullet Hell è abbastanza corposo perché già in queste prime fasi sta facendo fatica a tenere il passo. Però adesso se lo faccio mi toglie. Però una cosa che mi dimentico è di spostare a Type 3 il filtro perché effettivamente le scanline sono molto più funzionali, più belle a mio avviso. Mentre l'arcade HUD, così vediamo la differenza. Non ha. Questo l'ho modificato. In altri giochi invece mi faceva ripartire di nuovo dall'inizio. Quindi meglio, che sia una cosa piacevole per provare i filtri, diciamo, in tempo reale. Ecco, qua ho sbagliato io. Ah, è vero, dovevo cambiare anche il numero di continue perché adesso è impostato in quello normale, quindi potrei incorrere in un game over perché comunque è abbastanza facile, come vedete, morire. Una cosa che mi piace di questi giochi sono i boss che si trasformano in robottoni, in questo caso con un design trovo un po' umoristico per così dire e mi fa pensare a Yataman e anche questa è una cosa che trovo piacevole perché come dico sempre questo genere di sparatutto io lo uso molto come intervallo tra un gioco e l'altro perché comunque sono avventure brevi ma intense. Con tra l'altro un set di trofei discreto che prevede anche il platino, nonostante non riuscirò mai a platinarli perché in quel caso bisogna sforzarsi un bel po' perché c'è davvero un sacco di cose per così dire da fare. Ci sono alcuni trofei molto tecnici che richiedono una discreta bravura, io non sono a quel livello. Come ripeto, mi piace giocarci apposta per staccare un po' tra un gioco e l'altro, soprattutto adesso che sto continuando a giocare
a degli MMO abbastanza intriganti, comunque come Phantasy Star Online 2 e Final Fantasy 14. E questa è una scenetta molto da trio Dorombo, quindi ci sta, mi piace. Quindi Gambird è comunque molto umoristico, a differenza tipo di Samurai Ace, che è più serioso. Qui anche di personaggi si vedeva già dalla selezione che avevano le faccione simpatiche. Eccoci qua con il robottone. E insomma, si tratta, Aya, appunto di un titolo fatto apposta per divertirmi. Ecco, ripeto, a livello di gameplay sono io molto scarso, però comunque sono intrigato da come il gioco sia alla fin fine magnetico, poi purtroppo farne un sacco tutti insieme. Ecco qua abbiamo il game over, perché non ho aumentato appunto i continui, così siamo arrivati alla fine. Questo ci dà appunto la possibilità di selezionare un altro personaggio e vedere come si comporta. Vedere appunto un tipo di bomba molto diverso come funzionalità e anche un tipo di power up, stesso discorso, diverso dal solito. La cosa che dovevo fare in realtà è aumentare al massimo le vite e portare i continui a infinito, che in questo caso appunto mi fa fare il reset. Proviamo Ash, che forse questo è il personaggio che mi piace di meno, ma un'altra cosa intrigante è che ogni personaggio ha un livello di partenza diverso da quello degli altri. Nonostante poi alla fin fine si facciano praticamente tutti i livelli, in questo modo dà appunto una varietà al gioco che invece in altri casi sarebbe stato molto ripetitivo. Infatti tanti giochi diventano poi snervanti perché continui a fare e rifare lo stesso livello, gli stessi livelli nello stesso ordine, e dopo un po' si passa, diciamo, la novità. E come dicevo, giocandone tanti uno di fila all'altro, mi trovo anche a dire che trovo sì le differenze tra uno e l'altro, però non le assaporo poi così tanto, perché sto giocando a raffica tutti i titoli. E poi per fare appunto un po' di recensione barra prima impressione non mi concentro adeguatamente sul gioco, quindi faccio anche una prestazione discretamente scarsa. Già i miei riflessi non sono più quelli di una volta, quindi devo ammettere che appunto non riesco più a giocare e avere i risultati di un tempo. Non dico che fosse un fenomeno, però sicuramente sono molto più, ecco, letargico nello schivare i colpi e anche mi è passata un po' la voglia della sfida. Mentre molti cercano titoli, per così dire, anche punitivi come i vari Dark Souls o Elden Ring, io preferisco invece divertirmi. È una cosa che sembrerà strana nel 2022, ma a me piace divertirmi. Dai videogiochi voglio un misto di relax e intrattenimento, che
che porta quindi al divertimento, al passare delle ore divertendosi facendo qualcosa che mi piace, non qualcosa che mi fa bestemmiare in continuazione facendomi appunto incazzare come una bestia. E perciò ultimamente non riesco più a giocare ai Souls-like o comunque a quei titoli che vanno appunto a ricreare una sfida alta. Voglio una sfida che sia comunque fattibile, impegnativo ma non troppo. E devo dire che il fatto che questi giochi arcade siano stati messi in offerta anche tutti insieme appunto me li ha fatti prendere a raffica, e adesso pian piano pubblicherò tutte le mie varie prime impressioni facendo comunque delle pessime figure sul lato del gameplay. In questo caso già sono morto così tante volte da aver anche cambiato personaggi, mentre solitamente faccio vedere un paio di livelli con lo stesso personaggio. Davvero pessime figure. E insomma, questo è Gambird, è uno shooter arcade vecchia scuola, anche perché ha effettivamente 28 anni, e però se li porta dannatamente bene, perché la grafica 2D comunque mi piace, ha un design interessante, un design appunto techno fantasy molto gustoso, con questi robottoni e questo trio di cattivi un po' appunto alla Tatsunoko, che mi ricorda appunto i vari Triodorombo e tutti i vari nemici di Yattaman, Calendarman e così via. Ecco. E questo è un'altra cosa che mi fa giocare volentieri a un titolo del genere. Me lo fa assaporare maggiormente. E decisamente si tratta appunto di un gioco piacevole per gli appassionati. Chi invece non è tanto amante del genere potrebbe naturalmente trovare un modo migliore per spendere i suoi soldi, ma dato che sono un po' scontati, adesso c'è il 20% di sconto, sono contento di averli presi e aggiunti alla mia collezione. Pian piano, appunto, tra un gioco abbastanza pesante e l'altro, li userò per fare un po' di trofei e per smaltire, per così dire, la tensione. Aia. Qua abbiamo anche il robot rosso, tanto per far vedere un po' la Gundam, che è il cattivo, ha sempre un mecha rosso, perché sì. E c'è addirittura il super car armato rosso. Non ho più bombe e questo è un problema. Vuol dire che tra poco morirò. Il bello di questi titoli è che sono anche cooperativi e per questo sarebbe piacevole anche giocarci in doppio con altri, anche perché mi sembra non questo ma tipo Dragon Blade ha anche dei trofei appositi per finirlo in doppio, perché lì i finali cambiano a seconda appunto di quali partner si vanno a combinare. Insomma, io sono molto contento di questi titoli, del fatto che siano stati riproposti anche se non nelle collection come nella versione giapponese, singolarmente che comunque a livello di trofei da Trophy Hunter è anche meglio, perché effettivamente così ci sono più trofei da fare a un prezzo lievemente superiore, ma che comunque dà più il senso di gioco completo. Perciò io comunque ve li consiglio,
Gambird è un titolo che è invecchiato molto bene ed è appunto piacevole da giocare. Si tratta di uno di quei giochi che, non dico sempre appunto non da fare ossessivamente, ma giocato un po' alla volta, diverse volte, si riesce comunque a godere piacevolmente. Quindi io ripeto, ve lo consiglio perché è un titolo un po' diverso dal solito. Anche questo nell'ambito degli shooter appunto ha delle caratteristiche uniche che lo rendono interessante. I personaggi strani, molto sopra le righe, un po' di pop perché ci vogliono, perché è un prodotto giapponese degli anni 90, quindi il fattore ecce ci vuole sempre. Ed è comunque un gioco incredibilmente giocabile ancora oggi. Ha un livello appunto di controllo di gameplay davvero ottimo. Perciò, ripeto, io ve lo considero davvero alla grande perché è un titolo piacevole e divertente. Infatti continuerò a fare questi video pian piano. Il problema è anche riuscire a pubblicarli perché ci metto un po' a caricarli in 4K, anche se il gioco in realtà gira semplicemente a 1080 e già comunque è un netto passo avanti in confronto alle versioni normale, però comunque sono ancora adesso, come dicevo, piacevolissimi da vedere, soprattutto per questo design strano che ha. Quindi io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.